Secondo me è un periodo che non si capisce più niente. Lo dico nelle conversazioni, no? Sia che si parli di noi, sia che si parli del mondo. No, perché io posso anche capire che uno abbia delle idee politiche. Beato lui. Che si spieghi, ecco, che non dica parole che non vogliono dire niente. O tutto. Che poi io gli rispondo, e lui mi risponde, e io gli rispondo, e mi fa incazzare. E finisce che si litiga senza avere neanche capito bene di che cosa stiamo parlando. Ordine ci vuole, ordine! A cominciare dalle parole. Bisogna ridargli un senso. Specialmente a quelle parole soggette a cambiare nel tempo. Perché se uno dice fascismo, non è che si sa tanto bene cosa vuol dire. Questo no. Però l'altro capisce che non è una gran cosa. Perfetto. Si sono accordati sul senso. Ma se uno mi dice democrazia, io gli do lo stop. Stop! Gli dico. Adesso tu mi dici se per te è una cosa buona o una schifezza. Allora lui mi spiega con altre parole e io stop, stop, stop! Mi evitano. Solo perché voglio che ci si accordi sul senso. Ma certo, anche per difendere. Ma dico, se uno a tavola ti dice compagno, tu non sai se ti ha dato del cretino o no? Si potrebbe capire sapendo lui come la pensa, questo sì. Ma se te lo dice uno per strada, compagno? Dal tono, forse. Compagno! Questo è chiaro. Compagno! Anche questo è chiaro. Compagno! Questo non si capisce, per esempio. E poi anche se si capisse, a questo punto non si sa più perché bisogna usare le parole. Basterebbe fare... Bisogna decidere, su. O essere delle mucche o ridare un senso alle parole. Un senso storico. Un senso storico. Perché è la storia che come sempre fa casino, capisci? Ti cambia da un giorno all'altro il significato delle parole. Perché lei, la storia, c'ha un suo percorso, no? Allora tu prima di parlare con uno, devi sapere a che punto sta lui della storia, no? Io lo guardo un po', poi gli faccio: tu dove stai? Mi evitano. E fanno male, perché non stanno attenti, sono disordinati. Ma dico io, se uno non sta dietro alle cose, ma nell'arco di una vita, una parola come coppia. Ecco, coppia, coppia. Quando ero piccolo, erano due persone che si volevano bene. Poi c'è stato un periodo che erano due persone... nemmeno due persone, erano una schifezza proprio. Adesso sta rimontando, vedi? Per coppia si intende coppia critica. E cioè, loro sanno che è una schifezza, ma va bene così. Perfetto, perfetto. Si sono accordati sull'imperfezione dell'amore. Amore, stop! Bisognerebbe ridargli un senso. Anche le ragazze mi evitano. Ma allora bisogna usare solo parole come cane, gatto, albero, cavallo. Ecco, se uno mi dice cavallo, lo so cos'è. Non mi diverto, ma lo so. Eh sì, perché se la gente parlasse solo di animali, di verdure, di casapanche, non si gode, ma ci si capisce. E invece loro parlano di pace, di inflazione, stop, energia, Einstein, stop, cultura, stop, sfratti, religione, stop, politica, stop, 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 accordiamoci sul self. Il senso? Ma che senso ha il senso?